intervenire, voglio affiancare a me Enzo Avilano, che si sta nascondendo e mi vuole lasciare solo. Enzo mi ha tirato per i capelli e diciamo mi ha messo in questa situazione che a me, devo dire, ha meravigliato piacevolmente, perché da parecchio tempo, vedete, che non vedevo una platea così numerosa di persone, di famiglie, di uomini e di donne, di tutti che vogliono riappropriarsi del territorio. Mettere insieme due associazioni, un'associazione culturale, un'associazione sportiva, è un momento edificante per questo paese che da molto tempo ha abbandonato la pratica della cultura. Ed è questo, insomma, che per questo io voglio fare le mie congratulazioni al Presidente che si sta prodigando per questa attività. Che già stasera stando qua avete raccolto l'invito del Presidente, l'invito e la sensibilità di Enzo Avilante e quanti lo stanno collaborando. Io sono sicuro che la sensibilità dei cardinesi, di chi ama questo paese, di chi ama innanzitutto il centro storico, sarà tale da farlo rivivere, da farlo, come dire, ritornare come lo abbiamo conosciuto, per quello che è stato un bel paese che ha fiorito nella cultura, ha fiorito nelle attività economiche, produttive. Nel passato abbiamo vissuto altri momenti, momenti molto più edificanti, dobbiamo guardare a quelli e quindi dobbiamo riprendere la china, dobbiamo comunque riconquistare gli obiettivi che ci siamo persi. E per questo, diceva bene il Presidente, c'è bisogno del lavoro di tutti, c'è bisogno della partecipazione e c'è bisogno di lavorare. Questo dobbiamo fare, ma sono sicuro che lo faremo e raggiungeremo i migliori obiettivi che noi vogliamo cogliere. Grazie a tutti. Ciao. Timore di dire, c'è la Luana, in effetti che si è resa disponibile all'ingresso di raccogliere le iscrizioni. No, dai.